Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. È stato il Piemonte il 3 e 4 ottobre ad Assisi a donare l'olio per la lampada che arde presso la tomba di San Francesco durante le celebrazioni del Santo Patrono d'Italia. Con il Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, il Presidente della Giunta Sergio Chiamparino, i consiglieri Davide Gariglio, Stefania Bazzella e Alfredo Monaco e molti sindaci. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale. Nel momento storico che viviamo oggi, lui può essere un faro, un riferimento sul vero e sano e genuino modello di vita, che deve essere quello dell'esempio, quello di donarsi agli altri, quello di essere inclusivo, quello della solidarietà. In settimana la Commissione Bilancio si è riunita in congiunta con le commissioni di merito per esaminare il disegno di legge sull'assestamento di bilancio presentato dalla Giunta regionale. Si è svolto nell'aula di Palazzo Lascheris il convegno promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione sulle ragioni dei favorevoli e dei contrari alla riforma costituzionale sulla quale i cittadini saranno chiamati a esprimersi con il referendum confermativo del 4 dicembre. Per il sì, Francesca Palici di Suni, Università di Torino. Con questa riforma il Parlamento diventa bicamerale come nella maggior parte degli altri paesi del mondo. Il Senato diventa una Camera con una rappresentatività limitata. Può fare delle proposte per modificare le leggi. Per il no, Francesco Pallante, Università di Torino. Al di là di quello che si dice, non semplifica ma complica molte procedure costituzionali attualmente previste, in particolare sulla composizione del Senato e sul procedimento legislativo che si moltiplica e si complica in maniera davvero incredibile. E poi perché ciò che non viene complicato effettivamente subisce invece un accentramento nelle mani dell'esecutivo. Sono più di 100 i cavalli che parteciperanno dal 21 al 23 ottobre al centro ippico di Caluso, in provincia di Torino, all'Italian Quarter Championship, finale 2016. La manifestazione, denominata Coppa delle Regioni, è patrocinata dal Consiglio regionale. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale del Piemonte è aperto alla presentazione della Coppa delle Regioni, uno sport al femminile. Credo che sia una giornata importante da condividere per la grande attenzione che il Consiglio regionale del Piemonte ha sempre avuto nei confronti dello sport. Si è aperta il 3 ottobre, nella prima giornata nazionale in ricordo delle vittime dell'immigrazione, la rassegna cinematografica Rise on the Movie, promossa dal Comitato regionale per i diritti umani con Agiscuola, dedicata quest'anno al tema dei migranti. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.